Quanto costa una vacanza in Thailandia, volo più hotel nel 2023? Mi chiamo Daniele, sono un expat, vivo a Koh Samui, mi occupo di turismo e se stai pensando di venire in Thailandia per la tua prossima vacanza, iscriviti al gruppo Vacanza in Thailandia che trovi qua sotto in descrizione. Oppure visita il sito www.vacanzaintailandia.com se vuoi ricevere aggiornamenti, offerte o promozioni sul tuo prossimo viaggio che farai qua in Thailandia. Ho diviso il video in due parti. Nella prima parte ti parlerò, del volo, quindi delle compagnie aeree di punta e di quelle in promozione. Nella seconda parte invece ti parlerò della sistemazione. Ti dirò approssimativamente quanto potresti spendere nel periodo di alta stagione, quello di gennaio, per un resort a 4 stelle qua a Koh Samui. Specifico anche che il video è registrato ad ottobre, quindi se stai guardando questo video sotto data magari a dicembre per partire a gennaio, sicuramente vedrai totalmente degli altri prezzi rispetto a quelli che magari ti darò tra poco. Passiamo alla prima parte, il volo. Prima di parlarti del volo, ci tengo a fare una precisazione altrettanto importante. Ogni volta che prenoti un volo per venire in Thailandia, un volo intercontinentale, un volo abbastanza importante, ti consiglio sempre di prenotarlo direttamente sul sito della compagnia e non tramite i motori di ricerca. Nel caso dovesse portare una modifica, un cambiamento delle date o qualsiasi cambio operativo, ti verrà molto più difficile farlo se hai prenotato su un motore di ricerca rispetto che a farlo direttamente sul sito della compagnia. La differenza è che riusciresti a metterti in contatto molto più facilmente, a comunicare in una maniera molto più facile facendolo direttamente sul sito della compagnia. Come date di riferimento ho preso 10 giorni dell'alta stagione, partendo da metà gennaio, ammettiamo che sia il 14 di gennaio fino ad arrivare al 23 di gennaio, quindi 10 giorni. Parliamo delle compagnie di punta. I prezzi sono aumentati anche abbastanza nettamente, più o meno del 30%. Parliamo di compagnie come la Emirates, la Qatar, piuttosto che la Etihad. Se un volo prima con la Emirates o con la Qatar ti poteva costare 700 euro, adesso te ne costa 1000, ovviamente prenotando in anticipo. Con la Etihad, se prima riuscivi a stare tra i 600 e i 650 euro, adesso te ne costa 1000. La stessa cosa la possiamo dire anche per le compagnie in promozione. Per le compagnie in promozione ti posso nominare, la Saudia Airlines, l'Oman Air o la Egypt Air. Anche per le compagnie in promozione i costi sono aumentati in una percentuale che va dal 20 al 30%, dove una media di prezzo prenotando da adesso per gennaio andresti a spendere in media tra i 750 e gli 800 euro. Specifico anche che per le compagnie in promozione i prezzi vanno monitorati. Li puoi monitorare benissimo su un motore di ricerca tipo Kayak e poi effettuare la prenotazione, come ti dicevo prima, direttamente sul sito della compagnia. Le compagnie che ti ho appena elencato, Saudia Airlines, Oman Air, Egypt Air, sono compagnie molto affidabili in generale. Però spesso il loro prezzo è giustificato magari da uno scalo un po' troppo lungo, che va dalle 5 a volte anche alle 20 ore. A parere personale, se ti posso dire la mia, non so quanto ne valga la pena risparmiare quei 150, 200, anche 300 euro a discapito della qualità del viaggio. Ho visto su molte recensioni che viene sottolineato il fatto che queste compagnie hanno degli aeroporti molto piccoli ed offrono poco in termini di servizi. Io ho viaggiato con Oman Air, ne sono rimasto molto soddisfatto per il servizio a bordo. Non ho fatto uno scalo particolarmente lungo, ho fatto 4 ore di scalo e l'aeroporto di Muscat era anche abbastanza fornito, cosa che diversamente non ti posso dire per la Saudia Airlines, con la quale non ho viaggiato, non ho sentito soltanto pareri positivi, ne ho sentiti anche i negativi. Se per caso ci hai già viaggiato, sarei molto curioso di sapere la tua recensione e cosa ne pensi. E se me lo scrivi gentilmente qua sotto nei commenti. Se hai bisogno di qualsiasi informazione, se hai bisogno di chiedermi qualcosa direttamente, scrivimi alla mail hello@vacanzaintailandia.com, la trovi qua sotto nei contatti. Passiamo alla sistemazione, l'hotel. Il prezzo dell'hotel varia drasticamente, ci sono vari tipi di strutture e di sistemazioni. Potresti spendere pochissimo, come dai 10-15 euro notte, come potresti spendere una fortuna. Come resort 5 stelle lusso potresti spendere ad esempio anche 1000 euro a notte. Supponiamo che tu venga a Koh Samui per 7 giorni. I primi 3 giorni li hai fatti a Bangkok. Hai speso per il volo andata e ritorno tra gli 800 e i 900 euro. Mettiamo che ne hai spesi 850-870. Arrivi qua a Koh Samui, scegli un resort 4 stelle, ovviamente sul mare, e spenderai quei 100 euro al giorno. Spenderai una media di 3200-3300 baht.
flat. In totale andresti a spendere un po' meno dei 1600, tra i 1500 e 1570 euro. Quindi realisticamente parlando, credo che per 10 giorni dovresti considerare un budget tra volo più hotel di 1700 o 1800 euro. Se poi stai pensando anche di aggiungere alla tua vacanza dei tour da fare in loco, tipo non so, tour in città, dei templi, piuttosto che delle escursioni di mare o delle escursioni di terra per vedere delle isole, dovresti aggiungere un budget per persona che va dai 150 ai 200 euro. Quindi riassumendo, in totale volo più hotel più dei tour che magari farai in loco per un periodo di 10 giorni andrai a spendere tra i 1900 e i 2000 euro. Ovviamente dobbiamo anche considerare il periodo dell'alta stagione. Sicuramente se viaggiassi in un periodo tipo quello del Songkran o magari un periodo che va da ottobre a novembre, sicuramente spenderesti molto meno. E così sono arrivato alla fine di questo video. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, fammi sapere se stai prenotando e che prezzi stai trovando. Fammi sapere se hai risparmiato, se hai speso qualcosa meno di quello che ti ho detto io o se hai speso molto di più, sono veramente curioso di saperlo. Iscriviti al gruppo Vacanze in Thailandia se non l'hai ancora fatto, trovi il link qua sotto in descrizione. Fai un post e per me sarà un piacere approvartelo. Anche per questo video è tutto, come al solito ti mando un abbraccio e se ti andrà, come sempre, ci vedremo nel prossimo video. Ciao!